e benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video di Beauty Box Look Fantastic. Come vi ho detto nel video prima di questo, ho ordinato un bundle da 5, questa è la seconda che apriamo insieme. Se vi siete persi lo scorso video, andatelo assolutamente a recuperare. Nello scorso video vi spiegavo anche una cosa, e questa scatola, questa beauty box, è quello, è la mia paura che vi dicevo, però ho detto via il dente, via il dolore, abbiamo cominciato bene con una bella beauty box, quindi vediamo se alla seconda deve arrivare la delusione e sarà o non sarà un doppione o un triplone, vediamo, lo scopriamo insieme, perché questa qui è quella di cui ho paura che sia un doppione rispetto agli altri due ordini precedenti che avevo fatto. Comunque, bando alle ciance, prima di cominciare però voglio ricordarvi che se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto mi raccomando lasciate un bel like. Quindi direi di cominciare ad aprire questa bellissima beauty box e speriamo che sia bellissima. 3, 2, 1, via l'amara sorpresa, vediamo cosa esce con il libricino. Vediamo se mi dirà qualcosa. Non mi dice niente. 8, quindi penso che sia un agosto. Secondo me c'è del vetro dentro, meglio non maneggiarla troppo. Potrebbe agosto, assolutamente agosto. Lo vedete qua in alto a sinistra, non vado avanti ulteriormente perché non vorrei avere magari degli spoiler su quello che troviamo all'interno. Comunque, non so se l'altra volta ve l'avevo detto, in ogni beauty box trovate un libricino con, è tutto scritto in inglese, né? Però trovate magari in fondo lo spoiler del mese dopo, che è questo, quindi in settembre è uscito questo. E niente, quindi basta, ripeto, non voglio, poi magari ci sono delle cosine così, io però non voglio spoilerarmi i prodotti perché c'è anche l'elenco dei prodotti e quindi non me li voglio spoilerare. Noto però che questa beauty box è chiusa senza etichetta, è un po' malino perché c'è un lungo, un corto, vediamo. Forse, non lo so, perché vi ricordate che la settimana scorsa, la volta scorsa, le tagliatelle erano un po' più grandi e sembravano più nuove. Queste qua sono proprio quelle vecchie. Quindi, vediamo, il primo prodotto è questo. Non mi dice nulla, vi dico la verità. È parecchio, ne è passato parecchio, però questo non mi dice niente. Quindi forse ci è andata bene. Allora, vediamo un po', il prodotto è questo, è un 40 ml, quindi di prodotto all'interno ce n'è, di Philip Kingsley, io non lo conosco, Elasticizer, elasticizzante, rivitalizzante, trattamento, ok, però perché cos'è? Per i capelli, ok, elasticità, vabbè. È scritto tutto in inglese, ragazzi, però c'è scritto che deve agire per dai 10 ai 20 minuti, quindi bisogna avere un po' di tempo a disposizione per utilizzare questa maschera, però secondo me va bene. Ok, passiamo al prossimo prodottino, vediamo cosa pesco. Cos'è? Ma è un... Questo, io sono contentissima, quindi io con questo vi dico che non è assolutamente un doppione, credo, perché non mi ricordo di averlo mai trovato oppure me lo sono dimenticato perché lo volevo comprare. Questo qui è quello che si usa per applicare un po' di maschere, per farci un po' di massaggi qua, per dare lineamento qui al sotto, per il doppiamento un po', no? Ecco, questo qui è molto molto utile, il disco di Giada di Glow.
Quindi io sono molto contenta, sono molto contenta, sono contenta, contenta, contenta. Sì, Chiara, ripetilo ancora 100 volte. Va bene, perché vuol dire che non è un doppione e va benissimo così. Andiamo avanti e troviamo un Meet Matte di De Balm, Long Lasting Rouge à Lèvres, e si chiama Sincère, quindi sincerità. Allora, io vedo, non so se lo vedete anche voi, un leggero taglietto qua, quindi il prodotto non è freschissimo, però abbiamo detto che era di agosto, spero agosto 2022, però mi sa di no. Vediamo un po'. Ma il profumo è buono, il colore mi sa. Guardate, io sono contenta perché il colore mi piace, però è esattamente lo stesso colore del rossetto che abbiamo trovato nell'altra Beauty Box. Quindi diciamo che in questo caso non abbiamo avuto varietà, però ci sta perché la box che abbiamo trovato, cioè il rossetto che abbiamo trovato nell'altra box l'altra volta era di marzo ed era un rossetto. Questo invece penso che sia una tinta labbra. Adesso voglio vedere anche quanto tempo ci impiega ad asciugarsi, vabbè che ho messo molto prodotto, voglio vedere quanto ci impiega ad asciugarsi, poi vedrò anche quanto dura. Poi magari stasera la provo. Però sono contenta, come size, ma diciamo che è un 1,7 ml, non è una full size. Ecco, non è una full size assolutamente. Vediamo cos'altro c'è. Vediamo qua. Sacha Juan è un prodotto che abbiamo trovato anche l'altra volta. L'altra volta abbiamo trovato quel bellissimo prodotto per i capelli. Devo ancora provarlo. Anche questo è per i capelli, quindi mi viene da pensare che questo marchio faccia appunto prodotti per i capelli, si chiama Ocean Mist Volume Shampoo, quindi è uno shampoo per il volume dei capelli, va bene, ci sta, mi piace, questa è sicuramente una travel size, è un 30 ml, sono curiosa di sentire il profumo, andiamo. Oddio ragazzi, mi piace un sacco, mi ricorda un dopo barba che usava mio nonno. Ok, vabbè, farà ridere questa cosa, però mi piaceva un sacco quel dopobarba lì. Quindi anche se c'è questo qua il tappino, l'allumignetto, si sente un sacco. Quindi il profumo deve essere veramente intenso. Sono super contenta perché anche la plastica profumo. No, ragazzi, torno indietro di 30 anni quando ero piccola. Troppo contenta, mi piace veramente un sacco, sono molto contenta. Andiamo avanti e troviamo Nile Berry London Oxygen Nile Lacquer. Ah, ok, quindi è uno smalto, ma è uno smalto normale? Penso di sì, Candy Floss. Tra l'altro questo è sicuramente un full size, è enorme, è un 15 ml, assolutamente sì. Breathable Nail Polish Vernice Oxygéné Vegan Color Your Nails Healthy. Ok, non lo so ragazzi, io cercherò online, però se voi lo conoscete fatemi sapere cosa ne pensate di questo smalto, sono molto curiosa e sicuramente lo proverò perché questo punto di rosa, un baby rosa, mi piace veramente un sacco. E scusate, ho qualcosa nel naso, cioè mi prude un sacco, si vede che c'è qualcuno che mi pensa. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate perché io non lo conosco, però lo voglio provare e spero che sia uno di quegli smalti che si asciuga all'aria. Comunque è bellissimo il packaging, mi ricorda un po', mi sembra quasi il packaging del profumo di Chanel, però in versione smalto. Ditemi voi se non ricorda un po' Chanel in versione smalto Mignon. Piace un sacco il profumo, né? Non lo smalto perché so che gli smalti c'è un altro. Intanto nel frattempo qua si sta asciugando la tinta, quindi ottimo. Niente, passiamo, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Sì, allora c'è di Medicate, ok, un acido ialuronico, che non riesco mai a dirlo, sempre col contagocce. Molto bello, la boccetta viola. Ok, si apre. Guardate, è Lillino. È Lillino. Non ha odore. E si mette.
Allora, c'è scritto di mettere 3, no, 6 gocce sul viso, sul collo e sul décolleté alla sera dopo aver effettuato la pulizia del viso. È un 8 ml, penso che sia un full size. Sono molto contenta anche di questo prodotto. Devo dire che col fatto che mi aspettavo un doppione, invece ho trovato. Dunque, abbiamo trovato anche qua come l'altra volta, secondo me anche l'altra volta avevamo trovato 6 prodottini. Abbiamo trovato 6 prodottini anche sto giro. Vediamo se riesco a prenderli e a farveli vedere tutti. Eccoli qua. Allora, abbiamo trovato Sasha Juan shampoo. Poi abbiamo trovato questo qua di Giada, l'acido ialuronico, la tinta labbra di The Balm. Il Nile Berry di Paris London L'Oxygéné, questo qua bellissimo in colore Candy Floss, e la maschera per i capelli da 10-20 minuti di trattamento. È un 40 ml, secondo me si possono fare due applicazioni, secondo me, però non lo so. Io sono contenta, ragazzi, fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito, io non so quale scegliere onestamente. Però io devo dire che sono contenta anche di questa seconda box, anche se temevo il peggio. Quindi il peggio è scampato, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Quindi le altre tre che mi sono rimaste sicuramente non sono doppioni perché sono packaging che non ho mai visto. Questa volta ci siamo dimenticati di leggere all'interno della box, cioè del coperchio della box, c'è scritto Hydrated Skin is Happy Skin. Una pelle idratata è una pelle felice. È una bella frase, mi piace, anche se abbiamo trovato solo un prodotto per il viso che è l'acido ialuronico. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando, scrivetemi nei commenti qual è il prodotto che avete preferito. Se non vi siete ancora iscritti, perché secondo me all'inizio video mi sono dimenticata di dirvelo, iscrivetevi al canale, attivate una campanella, cioè la campanella, per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima con il nuovo video. Ciao!